Sulla nostra regione è presente un flusso di correnti umide occidentali, convogliate da un'ampia circolazione depressionaria presente sull'Europa centro-occidentale. Nelle prossime ore, un fronte perturbato, al quale si accompagna un minimo secondario al suolo, si muoverà dalla Sardegna verso Levante, interessando la nostra regione nel corso della prossima notte. Infatti, osservando l'analisi prevista per la notte tra venerdì e sabato, possiamo apprezzare il vortice ciclonico che sarà in azione sulla nostra regione, seguito da correnti da ovest-nord-ovest, una configurazione barica che determinerà un sensibile peggioramento che darà luogo a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio anche temporalesco. Dunque, in sintesi, dalla serata di oggi, venerdì 14 maggio, ci attendiamo un rapido peggioramento con precipitazioni in intensificazione ad iniziare dal Casertano. Nel corso della notte i fenomeni si estenderanno a tutto il territorio regionale, assumendo carattere di temporale anche di forte intensità. Brusco calo delle temperature durante i fenomeni più intensi, con colpi di vento e mare in pessime condizioni. Per domani, sabato 15 maggio, cielo inizialmente molto nuvoloso, con ancora residue precipitazioni, segnatamente sul Vallo di Diano e Basso Cilento. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà a dissolversi con schiarite sempre più ampie, fino a cielo che si presenterà poco nuvoloso ovunque entro la serata. Tuttavia, qualche rovescio potrebbe verificarsi nelle aree montuose durante il pomeriggio, risultando però di breve durata, temperature senza particolari variazioni su valori al di sotto della media stagionale, venti moderati da ovest-nord-ovest e mare mosso, localmente molto mosso al largo. Domenica 16 maggio, condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di precipitazioni, temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso. Nei primi giorni della prossima settimana la pressione atmosferica tenderà ad aumentare, sebbene in quota continuerà ad affluire aria umida da ovest. Le temperature subiranno un sensibile aumento, riportandosi su valori in linea o lievemente al di sopra della media stagionale. Tempo discreto dunque, ma senza alcuna garanzia che possa durare a lungo, poiché dalle analisi modellistiche a più lunga scadenza non si intravede l'instaurazione di una solida figura di alta pressione in area mediterranea. Ma per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.